tutti amici di Let Me Play, ben ritrovati sul nostro canale, io sono Spadolone85, proseguiamo la nostra avventura nel mondo di Marvel Spider-Man. Il primo episodio si è chiuso con la cattura del noto criminale Wilson Fisk e adesso noi andremo avanti nell'avventura. Vi dico da subito che cercherò di andare avanti solo con la quest principale per non far diventare questa serie troppo lunga, visto che dalle informazioni che ho sul gioco dovrebbe avere molte missioni secondarie, le farò solamente se strettamente necessario. Prima di partire volevo dare uno sguardo al menu di gioco, visto che non l'ho fatto nel primo episodio. Il menu ci mette a disposizione ovviamente la mappa di gioco, ancora tutta da sbloccare, ovviamente il gioco è appena iniziato quindi andrà a sbloccarsi piano piano. Il menu delle abilità, diviso in tre sezioni, come vedete: innovatore, difensore e lanciatele. Io ho appena aumentato la parte dedicata all'innovazione, sbloccando la morsa del ragno che mi permetterà di avvolgere i nemici e poterli lanciare contro altri nemici. Insomma, vedremo questa meccanica in fase di combattimento. La fase dedicata alle missioni, ovviamente abbiamo ancora la quest principale attiva essendo il gioco appena iniziato. Traguardi, questo ovviamente non so ancora cosa sia, credo dei power up sbloccabili in base ai punti esperienza accumulati. Vedremo quando si sbloccherà il primo cosa saranno. Qui abbiamo la scheda dedicata ai personaggi, ovviamente Spider-Man siamo noi, Wilson Fisk, scusate, è il cattivone che abbiamo appena arrestato, e Yuri Watanabe è la nostra amica poliziotta che ci ha contattato appunto per l'arresto del noto criminale. E qui abbiamo tutta una parte dedicata ai comandi e alle mosse, che ok, non andrò a vedere tutta per intero per il momento. Quindi partiamo e proseguiamo la nostra avventura. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, come vedete, nel foglio giallo. La commissione sarà qui a momenti, dobbiamo collaudare i macchinari. Sto arrivando, sono pochi isolati. Ah, mi toccherà fare da solo. No, no, è pericoloso. Ammiro l'entusiasmo del dottore, ma a volte rischia di metterlo nei guai. Devo essere lì prima che si faccia male. Ovviamente Spider-Man non ha solamente l'occupazione da supereroe, ma anche un lavoro vero e proprio da civile. Nel frattempo, ragazzi, prendo confidenza con le meccaniche di gioco. Scusate se ogni tanto vedete il nostro personaggio gironzolare qua e là in maniera un po' sgradevole. Magari più avanti cercherò anche di girare un po' per la città a piedi per vedere un po' anche come viva questa New York creata da Marvel. Stiamo quasi per arrivare al nostro obiettivo. Wow, ed eccoci qua. Scusa il ritardo, io... Wow. Ma è Octopus. Ha iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Il dissipatore! Accidenti! Non dovremmo fermarlo? Non ancora. Resista! Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Ma ci siamo. Siete feriti? No, ma è tutta colpa mia. I livelli di energia hanno superato le previsioni.
Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma ne parliamo dopo. Che disastro. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma devo capire cosa è andato storto. Allora ragazzi, questa era una cosa che io onestamente non mi aspettavo, perché Peter Parker nella realtà classica di Spider-Man è un fotografo del noto giornale Daily Mail. Qui invece sembra l'assistente o addirittura proprio uno scienziato, un dottore. Comunque un assistente del dottor Octavius, che è chi conosce il mondo di Spider-Man, è il noto nemico di Spider-Man, appunto il dottor Octopus, con le sue braccia dietro in stile ragno, piovra, comunque quei tentacoli piantati sulla schiena. Adesso facciamo un giro del nostro laboratorio, perché dobbiamo capire cosa è andato storto nell'esperimento del nostro dottore, che non so onestamente se più avanti diventerà un nostro nemico, perché qui mi sembra abbastanza amichevole. Ok, questo è il braccio meccanico rotto. Vediamo qual è il tuo problema. Allora, qua in questa schermata ci dai i vari errori del nostro braccio meccanico. Il circuito è bruciato. Accidenti. Se fossi stato presente al collaudo me ne sarei accorto. La centralina energetica del braccio è danneggiata. Premi X per continuare. Crea una connessione tra il modulo iniziale verde e il modulo finale arancione. Ok, quindi abbiamo questi mini giochi, mini puzzle game. Ok, mi sembra abbastanza semplice, si ruota così, ok. Quindi dobbiamo creare la connessione fino ad arrivare al punto arancione. Ok, qua mettiamo questo qui. A posto. Ok, devo deviare il servocomando. Ok. Ok, ce l'abbiamo. Procediamo oltre. E ribilanciare il voltaggio. Per impostare il controllo del voltaggio di potenza devi soddisfare anche il requisito di carica. Quindi abbiamo sopra in alto il voltaggio obiettivo a 3. E quindi devo... siamo andati a 3, quindi adesso andiamo con il solito meccanismo finito. Intanto. Perfetto. Questi mini puzzle game mi ricordano un po' le sezioni di hacking. Vediamo se funziona. Dogs. Che quindi in teoria avremmo abbiamo riparato il nostro braccio meccanico. Perfetto. Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora.
Secondo me abbiamo esemplari di qualunque tipo esistente di protesi. La nostra prima cavia volontaria, il caporale Texidor, ha perso un braccio in guerra e non desidera altro che riabbracciare la figlia. Stiamo provando a perfezionare la componente meccanica delle protesi. Meglio controllare il lavoro di Doc, non si sa mai. Questa stazione ti permette di lavorare progetti di circuito. Completi progetti per ottenere punti esperienza e ricompense. Nel corso del gioco sbloccherai altri progetti di circuito. Doc puntava a migliorare la granularità dell'attuatore. Splendido, reazione fluidissima. Ok, magari questo lo faccio in seguito, se no perdo troppo tempo. Oggi è il gran giorno, il riesame per il finanziamento. Il lavoro procede a ritmo serrato. Non pensavo avremmo riportato l'attuatore tensile a un livello di tolleranza accettabile, ma Parker... Quel ragazzo è portato per l'improvvisazione scientifica. Quando io stavo per ordinare un pezzo di ricambio fabbricato su misura, lui è tornato dalla ferramenta con una bottiglia di solvente e uno spazzolino. E in un attimo il problema dell'attuatore era risolto. Un genio in ritardo cronico. Sono già passate le... Ma dov'è finito? Non può essersi dimenticato del riesame. Scusi se l'ho deluso, Doc. Ok, voglio dare solo un'occhiata a questa, vedere se trovo qualcosa di interessante scritto qui, ma non mi sembra ci sia niente di importante. Andiamo avanti con il nostro obiettivo. Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi. Ok, qui abbiamo un altro minigioco che mi sembra abbastanza semplice per il momento. Quindi dobbiamo far combaciare le linee sotto con quelle sopra. E quindi qua metterò questo con le tre lineette. Ok, questa era abbastanza semplice. Probabilmente più avanti saranno un po' più complesse. Resistente, ma dall'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Ok, devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. Diamo un ultimo sguardo qui al laboratorio. Vediamo se trovo qualcosa di interessante. A quanti incendi siamo arrivati, Octavio? 3? 4? Dimostrano che stiamo compiendo dei progressi. La scienza sorge dalle ceneri del fallimento. Non ho mai visto vacillare l'ottimismo del dottor Octavius. Spider-Man, sono Yuri. Fisk è già arrivato a Riker? Niente Riker. A quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel Raft. Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui al distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito. Perfetto, raggiungiamo
Yuri al distretto, che ci ha appena informato che Wilson Fisk sarà. Penso al mio ammiratore numero uno della cattura di Fisk. Bentornati a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Discuteremo dei problemi che affliggono la città con il vincitore del premio Pulitzer. Due volte! E il due volte vincitore del premio Pulitzer, nonché direttore del Daily Bugle. E spingi il libro! Come sempre, ordinando il libro del signor Jameson, Spider-Man, pericolo minaccia, nelle 24 ore successive al programma avrete una copia autografata gratuita. Niente dediche personalizzate, non chiedete, non le faccio! Benvenuti a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Uno sguardo sulle minacce che nessun altro ha il coraggio di denunciare. Passiamo subito alle chiamate. Pronto? Non per fare polemiche, ma Spider-Man ha fermato Wilson Fisk, che merita rispetto, no? Un boss della malavita in meno è un bene per tutti. Ah sì? Beh, dimmi, sei un agente di polizia? Un PM? O un giornalista con decenni di esperienza e diversi premi in bacheca come me? No, sono un idraulico. Ah, d'accordo. Allora aggiustami il cesso, chiudi quella foglia. Ora ti spiego come funziona la malavita. Quando un boss perde potere, ogni teppistello con una pistola, una tuta da ginnastica e una catena d'oro si convince di essere il nuovo padrino. Sta per scoppiare una guerra tra bande, ma quell'idiota con la testa di ragno frega qualcosa? No! Lui pensa solo ad apparire in TV! Sì, ma almeno posso comprare tubi di rame senza pagare mazzette. Quindi finché la guerra non inizia, io sto con Spider-Man! Scommetto che cambierà idea quando saliranno al potere tre mafie diverse pronte a farti pagare il triplo coi tubi. Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Una talpa? Forse. Indagherò più tardi. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce. Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati. Non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. Vediamo un po' questa torre. I cavi in entrata sono invertiti. Astuto. Ok, abbiamo un altro minigioco. Probabilmente li devo far combaciare. Ecco. Abbiamo appena recuperato una torre. Opera tua? Non sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona. Vedo un'effrazione qui vicino. Bene, ho delle pattuglie in zona. Lascia stare, vado io. Premere 3 per individuare i crimini in corso. Dove devo andare? Ah, ok, abbiamo lì il punto esclamativo. Perfetto. Quindi abbiamo anche queste torri da sbloccare per ripristinare il segnale online della centrale, credo. Comunque queste torri della Oscorp, che chi conosce Spider-Man ne sa cos'è la Oscorp. E se avete quel senso di déjà vu per delle meccaniche già viste, è normale, perché anche questo segnale di decodifica delle torri è visto in Batman, la serie Arkham, quindi molte delle meccaniche sono state riprese da quel gioco lì. Insomma, c'è un misto un po' di tutto in questo Spider-Man. Fallo! Guardami le spalle. Dubito che questi tizi abbiano perso le chiavi. Non posso colpirlo!
I nemici con armi da mischia possono parare la maggior parte degli attacchi, ma sono vulnerabili agli attacchi catapulta, alle ragnatele o alle gente da raggio. Ok. Inizio a pensare che siano facciati. Okay. E quindi abbiamo interrotto un crimine in corso. Ora visualizzo un'aggressione in quell'area. Sei fortunata, Yuri. In città c'è un detective segnato dalle avversità della vita, ma nobile nell'animo. Cosa? No. Hai promesso che non l'avresti più. Spider Cop. Ti prego, no. Diciamo che la verve ironica di Spider-Man, di Peter Parker, è rimasta sempre uguale a quella vista nelle varie pellicole. E dobbiamo sventare questi crimini per recuperare questi gettoni che probabilmente ci aiuteranno ad aumentare le nostre abilità. Come vedete la città è molto viva, però molto bella. Ok, la gente ci nota, ma sembra non... fare una piega alla nostra presenza. Qui dove siamo? Chinatown? Quindi sei tu la spia? Lasciami in pace. Sì, è lei. Ho detto di sparire. Lasciatemi stare. Sta zitta, donna. Non toccatemi. Lasciatela stare. Oh, diavolo, è Spider-Man. I colossi possono bloccare i tuoi attacchi in mischia. Usa ragnatele e oggetti da lancio per metterli. I colossi dovrebbero essere questi un po' più grossi degli altri. Ti spezzo la schiena! Oh, via. State giù! Lasciatela stare! È Spider-Man! Ammazzo! Lasciami andare! Salva l'ostaggio entro il tempo limite. Usa L per mirare al bersaglio e premi uno per il salto. Tutto a posto, madame. Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fista. Lo conosco, ma non voglio la carità. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Non ne assaggio una fetta da tanto tempo. Darò un'occhiata. Grazie, Spider-tipo. Mi chiamo Spider-Man. Da lì potrei avvistare la prossima torre. Spidey, ehi, ti piace?
Dominando dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza. Ma stai parlando in terza persona? Eh? No, certo che no! Il capo sottovalutava Spider-Cop. Quasi lo considerava una mina vagante. Me ne sono già pentita. Perfetto, siamo arrivati sulla seconda torre da sistemare. Nel frattempo il gioco ci ha messo ancora in confidenza con le meccaniche di combattimento, sventando questi due, diciamo, piccoli crimini. Potrei modificare queste torri per intercettare altro oltre ai crimini. Bingo. Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza, tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? Allora, premi R3 per individuare le attività urbane. Credo che con questa torre che abbiamo sbloccato, infatti come immaginavo, abbiamo sincronizzato e quindi sbloccato una porzione di mappa. Perfetto, adesso andiamo a individuare un'area sul segnale radiofrequenza, ok. Dirigiamoci. Adesso il nostro obiettivo, vediamo cosa. Oh wow, uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. Bene, quindi recuperando i vari zaini, come vedete, si recuperano gettoni zaino da utilizzare per creare equipaggiamenti migliori, quindi conviene cercarli e sbloccarne il più possibile. Il menu del mio primo vero appuntamento con MJ. Non potevo permettermi un locale più carino, ma a lei sembrava non interessare. Ok, MJ, suppongo sia Mary Jane. Sei ancora lì? C'è una rapina a pochi isolati. Spider-Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. Qui! Eccoci qua. La cassa forte! Forza! Ehi, ragazzi! Oh! Spider-Man! Spara! Ancora! Gente, dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto! Ragnaccio! Ehi, Yuri! Sto per riparare l'ultima torre di Chinatown. Sarà Spider-Cop a ripararla, semmai. Ho riflettuto, Yuri. Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider-Cop, beh, ormai non è più un ragazzino. Dimmi che
Stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider-Cop è ufficialmente in pensione. Oh, grazie a Dio. Datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider-Cop. Yuri? Yuri, ci sei? Si vede che l'emozione del momento l'ha sopraffatta. Si vede che Yuri già non ci sopporta, invece. Sblocchiamo l'ultima torre di Chinatown. Accidenti, non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via. Ok, ragazzi, abbiamo imparato altre meccaniche per proseguire la nostra avventura. Com'è andata con la commissione? Ovviamente. Mi spiace di aver fatto un casino. Niente affatto, Peter. Sono solo nervosi per l'imminente trionfo. Si calmeranno, come sempre. Torno al laboratorio per riordinare. No, stavo comunque andando a cena. Rimandiamo a domani. Una breve pausa prima di tornare a progettare il futuro. Vorrei che l'ottimismo di quell'uomo fosse contagioso. Comunque per oggi è finito. Posso lavorare tranquillo al mio costume. Bene, allora abbiamo imparato altre meccaniche per proseguire la nostra avventura. Quindi abbiamo imparato come sincronizzare la nostra mappa e sbloccando tutte le varie torri troveremo tutti i vari collezionabili e oggetti da sbloccare sparsi per la mappa. Adesso noi raggiungiamo il laboratorio per riparare la nostra tuta che è malconcia. Purtroppo, ragazzi, come in tutti i giochi ormai le prime fasi sono tutte tutorial per goderci appieno la nostra avventura e tutto rovina un po' la freneticità del gioco, ma ci sta. Che come vedete sulla mappa, anche se non è sincronizzata, ci indica dove sono le varie torri da sbloccare. Segnalano una serie di rapine in zona. Sbloccheremo. Convergere verso Tenderloin. Abbiamo un crimine. Però l'alto comincia a tacere. C'è una rapina. Okay. Chi vuole una foto? Tutto qui. I criminali di strada non si impegnano più come una volta. Grazie, Spider-Man. Sei l'unico di cui possiamo fidarci. Ragazzi, tra una scorazzata e l'altra, se devo trarre due conclusioni, vedo che c'è un tutorial comunque molto invasivo. Cioè, adesso le meccaniche di combattimento le abbiamo imparate, quindi continuarci a dire premi quadrato per picchiare tutte quelle cose lì lo trovo un po' fastidioso. Però. Rapimento. Richiesto magari, a Chelsea. Magari perché ho messo la difficoltà media e quindi spero che non continui sempre ad apparire il nostro tutorial, perché, ripeto, è molto fastidioso. Siamo tornati nel nostro laboratorio nelle vesti di Peter Parker e dobbiamo riparare la nostra tuta. Suppongo che il dottore non sappia che per questa sera Doc sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio Spider progetto. Ok, quindi siamo liberi di lavorare sulla nostra tuta. Thank you.
Parker! Dottor Octavius, che cosa ha lì? Cinese? Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh. Ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare. Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Esatto. Tranquillo. Resterà un segreto. Va. Ti lascio lavorare. Controlla l'email. Spero che Doc non voglia licenziarmi. Ok ragazzi, io chiudo qui questo secondo episodio dedicato a Marvel e Spider-Man. Ovviamente riprenderemo da qui la nostra avventura. Non ho capito bene se il dottor Octavius ha capito che siamo Spider-Man e ha lanciato quella battuta sul fatto che noi comunque creiamo gli abiti per Spider-Man. Vedremo più avanti. Adesso all'inizio del prossimo episodio controlleremo l'email. Io per il momento vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate tanti like. Se trovate qualche riferimento che io mi sono perso giocando, scrivetemelo nei commenti in modo da arricchire più la mia cultura su Spider-Man. Bene, io adesso vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!